Giorgio Gennaro, manager dell'Additive Manufacturing di un gruppo così importante come l'Avion Aereo General Electric. Ci può raccontare qualche cosa proprio in tema di Additive Manufacturing? Voi siete state tra le primissime aziende ad occuparvene. Assolutamente, io penso che sia un vanto nazionale essere stati fra i primi, essere considerato un benchmark a livello mondiale, ma essere forse anche gli unici, avere tutta una supply chain integrata, quindi vuol dire essere molto più avanti nell'approccio industriale al processo e al problema di chiunque altro. Ed è un vantaggio che dovremo mantenere nel tempo. Quindi quello che mi auguro è che ci sia un supporto sempre maggiore, interno e esterno, in modo da non perdere quel grosso vantaggio competitivo a livello industriale che abbiamo creato e siamo stati fra i primi al mondo a partire. Possiamo sintetizzare in qualche elemento quali sono effettivamente questi vantaggi competitivi per voi a seguito dell'adozione dell'additive manufacturing? Abbiamo un prodotto, che è un prodotto difficile, che siamo gli unici a fare. E abbiamo tutto il know-how che ci è servito, che ci serve per svilupparlo. Quindi noi sappiamo dove vogliamo arrivare, perché sappiamo da dove siamo partiti. Quindi tu quando hai la conoscenza a 360 gradi del prodotto sei anche capace di svilupparlo. Se uno arriva dopo e non sa il perché delle cose, è difficile che sappia sviluppare. Una delle ragioni per cui noi siamo molto competenti in questo settore è che sappiamo che cosa vogliamo fare e adesso abbiamo anche i mezzi per farlo. Bisogna essere convinti e andare avanti in questa direzione. Qual è stato il prodotto o il tipo di progettazione o processo in cui è stata applicata l'additive manufacturing? La paraturbina è il nostro campione, la paraturbina che però è fatta in un materiale, il composto intermetallico, un materiale molto difficile, che è difficile dominare, ma soprattutto è difficile produrre a costi competitivi su scala industriale. Secondo me la paraturbina intera ha dimostrato la nostra competenza nel settore, però non deve essere un punto d'arrivo, deve essere un punto di partenza. Noi abbiamo dimostrato che siamo bravi, dobbiamo continuare a sviluppare altri componenti, che sono le parti centrali del nostro core business, quindi trasmissione e turbina di bassa pressione. Quando si parla di additive manufacturing si parla anche appunto di impatto sui costi, ma direi anche sugli aspetti ambientali. Che cosa ha significato questo per voi? Significa aprire una nuova strada alla fonderia. La fonderia è considerata, che è la tecnologia con cui noi siamo in competizione, è considerata una tecnologia sporca, ad alto impatto ambientale. Noi abbiamo fatto una fonderia che sembra una sala chirurgica, è pulita, è limpida, non ha odori strani, è un passo avanti, è la fonderia del futuro. Ed è anche lì l'importanza di essere stati primi e aver dimostrato al mondo come si fa. Voi siete un grande gruppo e quindi spesse volte quando si introducono queste grandi innovazioni si pensa sempre che le grandi aziende sono quelle che hanno le strutture per adottare questi grandi cambiamenti. Che cosa può suggerire e consigliare anche a una piccola azienda che debba iniziare un approccio in questi termini? L'additive manufacturing è un'attività capital intensive, quindi sono tanti soldi per creare le grosse capacità industriali, per produrre tanti pezzi. Per sviluppare il design, quindi la progettazione nell'ottica additiva, invece servono molti meno fondi. Quindi una piccola e media impresa italiana che ha accesso a questa tecnologia, può sfruttare quello che è il vantaggio della piccola media, quella dell'italiano, che ci mette del suo, che è inventiva, siamo un popolo di naviganti e di inventori. Quindi l'inventore italiano con questa tecnologia può riuscire a produrre e a inventare un prodotto nuovo, brevettarlo e poi, magari appoggiandosi a una grande azienda, andare su con la produzione e con i numeri. Però l'azienda italiana piccola con inventiva, secondo me, ha una possibilità in più. Perché può produrre qualcosa di unico, mettendoci del suo. Bene, grazie.